Vittoria interna pesante per la Romulea di Francolini, che batte nel suo campo Roma 4-1 nello scontro diretto del girone B, campionato under 17, 24esima giornata. Lodigiani, grazie a una doppietta decisiva da parte di Filippo Mussini, è ripresa il primo gol per gli ospiti di Spinosa, poi Di Fiore su calcio di rigore, mentre il momentaneo 1-1 per il Marantoro con Ruberto, prima occasione che abbiamo visto per la Lodigiani, palla che termina sull'esterno, poi la Romulea prova a rispondere al quarto d'ora della prima frazione di gioco, spera che termina sul fondo, Lodigiani che diventa pericolosa al minuto numero 17 con il numero 9 a tu per tu con il portiere Coronas degli Amarantuoro, che riesce a sventare la minaccia. Lodigiani che passa in mano in vantaggio poco dopo, cross che parte dalla sinistra, colpo di destra perfetto per Spinosa che a porta vuota non può sbagliare, Romulea 0 Lodigiani 1. Gli Amarantuoro allora reagiscono e provano ad essere pericolosi sulla fascia di destra del campo, palla all'interno dell'area di rigore, poi Lodigiani che sventa la minaccia, ospiti ancora pericolosi qualche istante dopo con Romulea che riesce a salvarsi. Gli Amarantuoro nel momento forse peggiore della prima frazione riescono a trovare il pari ed è splendido con il sinistro al volo da parte di Ruberto su azione da calcio d'angolo, palla sotto le mani del portiere ospite ed 1-1 che rimette tutto in parità. Nella ripresa la Lodigiani prova con due azioni offensive ad essere pericolosa, la prima al minuto numero 12 con il colpo di testa che termina sul fondo, la seconda quasi in fotocopia dalla stessa zona del campo, la sinistra cross all'interno dell'area di rigore e colpo di testa sempre da parte di Spinosa con la palla che termina in out, Romulea che colpisce invece al minuto numero 28, palla all'interno dell'area di rigore da calcio d'angolo e Filippo Mussini dopo uscita non perfetta del portiere ospite è lì e non può sbagliare, 2-1, altro calcio d'angolo e ancora Romulea pericolosa, ancora Filippo Mussini lì appostato e questa volta di testa il numero 4 Amarantuoro fa doppiette 3-1 chiudendo praticamente il match. Infine al minuto numero 41 calcio di rigore in favore della formazione di Francolini, a battere va Di Fiore che spiazza il portiere ospite chiudendo così il poker con sorpasso per quanto riguarda il quarto posto playoff nel girone B Under 17 Elite.